Noi ci è stata data la possibilità, quando ho saputo che c'era veniva organizzata in Ticino questa settimana dedicata al cervello, anche di presentare quelle che sono le attività in realtà del nostro centro. Abbiamo una funzione, siamo un gruppo di tanti istituzioni, penso saranno addirittura un centinaio di istituzioni a livello europeo, mondiale, che collaborano in questo progetto. Al giorno d'oggi scienza non si può più farla da sola nella propria camerino, sono dei progetti molto grandi dove bisogna lavorare in rete, dove tanta gente deve riuscire a scambiarsi informazioni, è quasi una questa struttura intelligente, un progetto del genere. E noi abbiamo avuto anche il grande piacere proprio di ospitare il cervellone, si può pronota, tanto il trapianto di cervello è stato fatto da Losanna a Lugano, proprio dove noi operiamo, facciamo funzionare questa macchina per i colleghi di Losanna. Io ho solamente tre slide da presentare, in cui proprio voglio mostrare le nostre attività. Innanzitutto è un progetto molto complicato, ci sono molti pacchetti di lavoro, task, sottotask e così via, diverse attività. Noi come CSCS abbiamo ricevuto l'incarico di lavorare in quattro progetti principali. Da un lato abbiamo il nostro direttore, professor Schultes, che lui lavora proprio a livello di comitato consultivo, dove viene deciso in che direzione questo progetto deve andare, insieme anche ai suoi colleghi delle varie università. Noi portiamo la nostra visione di quello che è la fase di computation, di calcolo, di come si può poi costruire questi super computer che sono poi necessari per queste simulazioni. Secondo gruppo di lavoro in cui noi ci troviamo, come detto, sono diversi centri a livello europeo che dovranno lavorare assieme: Barcellona, Jülich, poi abbiamo anche il Cineca, Bologna in Italia, noi. Quindi bisogna costruire una rete pan-europea per permettere questa simulazione. Quindi ci saranno dei centri magari specializzati più nella simulazione, nel produrre quello che c'è, simulare quello che c'è nel cervello, quelli che invece saranno più specializzati nella visualizzazione, nell'analisi di questi dati e così via, come ci si può creare una rete del genere a livello europeo. Poi c'è una parte anche molto importante, che è quella di poter visualizzare questi dati che vengono prodotti. Quindi poi sentirete le cifre, che mi spavento anche ogni volta quanti cose bisogna simulare, però bisogna poi anche cercare noi di capire quello che abbiamo simulato, quindi la parte di analisi, la parte di visualizzazione è molto importante. Forse entrando avete visto sulla sinistra uno schermo in cui si vedeva qualche cosa che poteva somigliare al neurone, e sono delle simulazioni che noi aiutiamo a creare per visualizzare queste migliaia e migliaia di dati. Mi sembra questo qui, sono solamente 5.000 neuroni. Calcolando per il nostro cervello, ne ha 80 miliardi, potete immaginarvi la complessità di rappresentare qualcosa graficamente. E poi è anche quello di, abbiamo già delle macchine oggi che ci permettono di fare queste visualizzazioni. La domanda è: ma cosa avremo bisogno in un futuro per raggiungere il fine che vogliamo raggiungere? Noi, ed è questo già il prossimo slide, operiamo già qui, facciamo funzionare una macchina, gestiamo una macchina con super computer IBM BlueJeanQ, però è questa generazione di macchina. Con questa qui noi possiamo simulare, poi verrà corretto sicuramente dai colleghi, il cervello, penso, di un gatto, di un roditore, proprio qualcosa di molto semplice. La domanda è: avrò bisogno di hardware? Come dovrà essere costruito questo nuovo super computer del futuro che mi permetterà veramente di fare la simulazione che i nostri colleghi di Losanna vogliono fare? Quindi dobbiamo proprio pensare in che direzione la tecnologia deve svilupparsi. Quello che noi facciamo già oggi, molto attivo, è proprio questo incarico, visto che qua dietro abbiamo la sala macchine con i supercomputer, con i cervelloni, come si dice, e di operare questa macchina. Allora abbiamo questo supercomputer IBM BlueJeanQ. Qui sono un po' di dati, se qualcuno vuole sapere che un po' più dell'informatica, 65.000 Power PC cores, calcolando che un vostro computer che avete a casa ne ha 2-4 cores, potete già vedere un po' la grandezza che avete con voi. Abbiamo la potenza di calcolo 839 teraflop, quindi sono
mila miliardi di operazioni matematiche al secondo, ho una memoria di 65 terabyte di RAM, il vostro computer a casa se ne ha 2-4 giga, già tanto, abbiamo una memoria attiva ancora molto speciale perché l'input output è molto dobbiamo essere molto veloci nell'input output, invece di avere dei dischi abbiamo una memoria speciale come quella che avete sulle chiavette flash disk, come qui c'è sulla presentazione, però questo ne abbiamo per 128 terabyte di questo. E abbiamo un disco che da voi magari fa 2 tera, 4 tera, questo qui sono 4 peta, quindi 4.000 delle vostre, quello che magari avreste a casa. Queste sono un po' le dimensioni in cui ci muoviamo noi, e poi c'è un cluster apposta per la visualizzazione. Com'è la macchina? Vista dal di fuori sembra il monolita già di Odissea 2001 nello spazio, questo monolita nero, non è sulla Luna ma è qui a Lugano. Con le porte chiuse, qui sulla destra vedete l'isola dove abbiamo tutta la parte di visualizzazione, la parte di dove mettere anche memorizzare i dati con i dischi. Questo è l'armadio chiuso e questo è l'armadio aperto, quindi vedete qui tutti questi cavi permettono di scambiare proprio anche lui in sua volta una specie di cervellone. Abbiamo tutte queste unità di calcolo che vi ho detto prima, questo 65.000, io lo potete scambiare molto velocemente dati fra l'una e l'altra, e per questo abbiamo sia una rete interna a ogni armadio, a ogni rack, e abbiamo poi invece anche proprio la possibilità di comunicare fra l'uno e l'altro. Questa è la parte più in alto dell'iceberg, la parte che invece normalmente non si vede è tutta l'infrastruttura che occorre poi per, anche per raffreddare, portare l'elettricità. Quindi la sala macchine va giù ancora di due altri piani sottoterra, prendiamo l'acqua del lago per il raffreddamento, quindi è un'infrastruttura abbastanza complessa, tanto per vedere la parte di pompe che noi abbiamo per il raffreddamento di questa macchina, e questa parte qui è unicamente destinata a preparare l'acqua per la parte sopra. Quindi vedete il nostro lavoro presso il CSCS, cioè non dato proprio l'operazione, gestire tecnicamente questa macchina, ma anche quello di portare il sapere che i nostri collaboratori e le nostre collaboratrici hanno proprio nello sviluppare queste nuove tecnologie, sviluppare questi nuovi sistemi, di modo che lo scienziato possa poi fare le sue simulazioni. Quindi noi veniamo dalla parte dell'informatica e ci lasciamo sempre raccontare molto volentieri quello che lo scienziato fa con le nostre macchine, e lo facciamo volentieri anche questa sera.